sul traguardo di Fivizzano con Simone Gualdi, oggi quarto nella prima semitappa del Giro della Lunigiana. Com'è andata? Ma diciamo che posso essere soddisfatto di questo quarto posto. Sono tappe davvero brevi e velocissime, le soffro un po' perché io solitamente riesco ad emergere più nel finale di corsa su corse lunghe, però vabbè, oggi ho dimostrato che sono riuscito a difendermi anche su una tappa così corta, con comunque un arrivo molto duro, che negli ultimi 400 metri davvero bruciavano le gambe e bisognava avere quel pizzico in più per riuscire ad alzarsi sui pedali e fare la volata fino sotto l'arrivo. L'ordine d'arrivo parla da solo. E ora vediamo oggi pomeriggio con l'arrivo in salita come andrà. Subito stranieri indiavolati, Francia, Belgio, Norvegia, subito sugli scudi. È un Giro della Lunigiana tosto. Sì, si sapeva, soprattutto il belga che anche oggi ha vinto, aveva già dimostrato settimana scorsa a Vertova di avere una grandissima gamba. E infatti loro saranno i punti di riferimento da tenere d'occhio e comunque vedremo un po'. Anche nei prossimi giorni. Adesso recupero, poi alle 4 si riparte da Massa in direzione Bolano. Sì, esatto, adesso premiazione, poi torniamo in hotel, una doccia veloce, un pranzo leggero e poi si riparte per questa seconda semitappa di E giornata. allora in bocca al lupo per pomeriggio. Crepi.